Grande successo per la serata delle Fonti Awards tenutasi lo scorso mercoledì 8 maggio a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo HR 4.0, il futuro del lavoro tra innovazione e capitale umano, moderato da Deborah Rosciani, giornalista di Radio 24 e di Le Fonti TV. La serata è proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi che aveva come focus il mondo delle risorse umane e del diritto del lavoro. Categoria Top 10 Boutique, sempre per la categoria Fast Growing, Studio Legale Viola. Questi premi vi sono stati assegnati per il costante percorso di crescita, le competenze forti e trasversali, la velocità di risposta, la professionalità, l'approccio concreto e costruttivo, la completezza ed expertise a tutto tondo in materia di diritto del lavoro, dimostrando di saper trovare soluzioni innovative in grado di contribuire complessivamente al miglioramento delle condizioni di lavoro per il dipendente e per l'impresa. E quindi fanno di queste boutique, tutte queste motivazioni, tutte queste caratteristiche, un solido punto di riferimento nel panorama legale italiano. Ai Le Fonti Awards siamo in presenza dell'avvocato Viola, che ringrazio per essere qui con noi. Avvocato Viola, ai giovani giuristi appassionati di diritto del lavoro e che quindi aspirano a diventare dei giuslavoristi, cosa si sentirebbe di consigliare? Quali sono gli skills su cui puntare? Il nostro è un mestiere complicato, però affascinante, credo che questo venga ripetuto più volte. A me piace definirlo un po' come un giardino segreto. Il diritto del lavoro necessita di curiosità, bisogna cercarlo, bisogna avere la curiosità di entrare ad esplorarlo e non bisogna fermarsi semplicemente a quello che è la legge, a quello che è la giurisprudenza. Quello che consiglio come skill, come impegno è provare a coltivare questa curiosità, capire il sociale, capire quello che ci gira intorno, capire un po' come evolve questo mercato. Questo mercato sta subendo infinite variazioni, ne subirà ancora perché è evidentemente in una fase di movimento, curiosità, attenzione e tanta, tanta voglia di lavorare. Parliamo invece adesso di Statuto dei Lavoratori. A quasi 50 anni dall'emanazione dello Statuto dei Lavoratori, secondo lei è possibile vedere in questa legge uno strumento efficace di tutela delle istanze lavorative oppure è giunto il momento di una nuova versione, cosiddetta 2.0? Lo Statuto dei Lavoratori per noi lavoristi è la Costituzione, parliamoci chiaro. Secondo me non bisogna pensare a uno Statuto 2.0, bisogna pensare a uno Statuto 4.0 per cercare di arrivare ad una soluzione interessante. Lo Statuto dei Lavoratori è una mappa, è quello che indica una rotta da navigare, però credo che stia a noi lavoristi cercare di implementarla, cercare di dare una struttura, cercare di trovare una soluzione che permetta un connubio fino a trovare nuove figure contrattualistiche. Questa è la verità che deve aiutarci a migliorare questo sistema. Cosa sta puntando il suo studio e quali sono i progetti per il 2020? Progetti ovviamente tanti. Quello su cui però veramente vorrei focalizzarmi è il connubio sport e lavoro. Nel diritto del lavoro ci sono pochi ambiti, a mio avviso, ancora inesplorati o non adeguatamente esplorati. E uno di questi è proprio l'unione sociale, sport e lavoro. Noi stiamo creando una serie di progetti in unione con dei partner che ci permettono di mettere insieme il pubblico, il privato e la finanza. E in particolare noi puntiamo al recupero del patrimonio sportivo italiano. Noi abbiamo un'infinità di strutture sportive fantastiche. Abbiamo una quantità di collaboratori sportivi in questo paese ignota ai più, ma assolutamente una forza lavoro super qualificata, che potrebbe essere veramente un modello di sviluppo contrattualistico per il futuro, potrebbe essere uno sviluppo per lo Statuto dei Lavoratori, ma per la contrattualistica in generale. E soprattutto un incremento lavorativo e di compartecipazione sociale di tutte le fasce di lavoratori.